Un mondo in profonda trasformazione ha bisogno di una nuova evangelizzazione. È questo il messaggio trasversale emerso in questi giorni a Roma, dove si è svolto il Sinodo dei Vescovi. Benvenuti, ben ritrovati a Strada Regina. 250 vescovi di 5 continenti, decine di esperti, donne, uomini, laici, religiosi, hanno rivolto al Papa tutta una serie di impulsi appunto per realizzare questa nuova evangelizzazione. Ma che cosa è emerso? Le antiche chiese europee sono stanche, ma stanno aprendo delle vie promettenti. Le chiese del sud sono vivaci, ma temono che la globalizzazione possa portare anche da loro la crisi della fede. E intanto però dai dibattiti del Sinodo escono delle proposte interessanti, come ad esempio ritrovare il coraggio di riandare verso gli altri per evangelizzare, oppure sentire che la missione è un fatto che concerne tutti i battezzati, ripartire da Gesù come buona notizia per l'uomo di oggi e anche vivere la fede come un fatto comunitario all'interno di una comunità aperta e familiare. Il servizio. La nostra fede è diventata un po' stanca, un po' a volte delusa, invecchiata, e abbiamo bisogno di un risveglio. L'immagine che rende meglio è l'immagine del travaglio, del parto. Potremmo dire che è un po' come Nicodemo che si trova di fronte al Signore che gli dice occorre rinascere, lui che si chiede come così vecchio è possibile rinascere. I vescovi sono disposti, sono di tutti nell'attesa di qualcuno che ci aiuti a trovare la soluzione a questa grande domanda, come abitare la modernità, però non c'è ancora nessuno che ha aperto la pista e quindi tutti che sono lì pieni di paura da una parte e dall'altra ad aspettare che qualcuno dica qual è la strada. La Chiesa in Europa è malata e per uscire da questa malattia cronica, da questa anemia, dobbiamo riscoprire il fatto che la Chiesa è un organismo vivente e che Dio ha messo in essa dei processi di crescita che occorre ritrovare. Abbiamo parlato soprattutto per quanto riguarda l'Occidente di una Chiesa che si svuota, c'è una paura. In Asia e soprattutto nel Medio Oriente è una Chiesa che soffre a causa dell'Islam, a causa delle persecuzioni, anche di altre religioni e così via. È una Chiesa che ha anche paura, che non può testimoniare, una Chiesa che chiede adesso la libertà di coscienza. Se siamo alla ricerca è segno che non abbiamo ancora definito la nuova evangelizzazione. Si tratta di capire come il Vangelo ci spinge ad annunciare la buona novella, indipendentemente dal fatto che i cristiani si siano o non si siano allontanati. Dunque, più che di nuova evangelizzazione, preferiamo parlare di evangelizzazione rinnovata. Abbiamo bisogno di confrontarci con la realtà di una società che ha molto, molto cambiata, e noi con la società. Interrogativi aperti e un certo affanno nel trovare risposte sono il primo segnale che raccogliamo dalle interviste ai partecipanti al Sinodo. E tuttavia, sebbene il cristianesimo del futuro sia ancora in pieno travaglio, appaiono già alcuni aspetti della sua fisionomia. È il mio primo sinodo e mi stupisco di come le mentalità si siano evolute negli ultimi 5-10 anni. Oggi, ad esempio, un tema come quello dell'incontro personale con Gesù è su tutte le bocche. Invece, 5-10 anni fa, in Europa, era un discorso strano. Oggi, l'aspetto del kerygma, che Giovanni Paolo II descriveva come l'annuncio pieno di fuoco e di luce che porta una persona ad affidare la sua vita a Gesù, è su tutte le bocche e si dice, occorre lasciare spazio al kerygma. Quello che è nuovo è la sfida nuova che il mondo pone per poter ricapire il messaggio di Cristo nonostante le situazioni cambiate oggi. Per cui la novità potrà essere nel linguaggio, la novità potrà essere nell'entusiasmo, la novità potrà essere negli scenari in cui si deve attuare questa nuova evangelizzazione, perché ci sono ormai più persone che non frequentano la Chiesa di quelle che la frequentano ed è a loro proprio che deve essere indirizzata anche questo annuncio. E se étonnant aujourd'hui que de jeunes. È sorprendente che i giovani oggi valorizzino il silenzio. C'è una ricerca interiore che deve esprimersi. È questo che a Tese cerchiamo con i giovani. La preghiera 3 volte al giorno, i canti insieme, c'è partecipazione. La preghiera 3 volte al giorno, avec le chant
Questa è un'esigenza forte del Concilio, la partecipazione di tutti. E non abbiamo ancora perfettamente trovato nella Chiesa come vivere questa partecipazione. Ci sono state due linee interessanti, una che insiste soprattutto sulla capacità di recupero di credibilità da parte nostra, l'altra che invece più antropologica dice dobbiamo effettivamente condividere di più la vita della gente e a partire da lì trovare i luoghi per dire la fede. Un po' dappertutto si vede che la vita cristiana ha bisogno di comunità e questa comunità ha bisogno di essere vissuta in una certa familiarità. Le sicurezze sociali di un tempo oggi ci appaiono fragili e sono messe in discussione. Così la gente torna a domandarsi: che cosa posso fare io per migliorare la situazione? E se mi domando io che cosa posso fare, sarò portato a chiedermelo anche per la mia vita nella Chiesa. Nel senso che non vivrò la Chiesa come una specie di sistema perpetuo di sicurezze sociali, ma come un luogo di condivisione per costruire insieme un migliore modo di vivere. In Europa, in Occidente, con il callo dei sacerdoti, saranno obbligati anche loro a fidare tante cose ai laici. Non dico che sia una buona ragione, ma sarà un'occasione per riscoprire quello che dovevano sapere già dall'inizio, che tutti quanti siamo fedeli di Cristo e quindi impegnati tutti quanti nel lavoro missionario. I membri del Sinodo alternano riflessioni originali ad affermazioni classiche. Infatti, la centralità di Cristo, la fede vissuta in comunità, il Vangelo come buona notizia e una Chiesa vicina alla gente sono messaggi che già 50 anni fa il Concilio Vaticano II aveva reinserito nelle vene della Chiesa. Se oggi sono concetti da ribadire, è forse segno che il Concilio ha fallito? Il tempo del Concilio è diverso da questo tempo. Il grande messaggio rimane, ma va ripensato, ridetto a misura di un tempo nuovo, conoscendo questo tempo, in questa situazione attuale, che porta rispetto a 50 anni fa notevoli cambiamenti di ordine economico, sociale, culturale. Quindi la nuova evangelizzazione è l'annuncio di quell'unico Vangelo in un tempo che è cambiato. Ma come usare questo coraggio in un tempo in cui troppi scandali interni hanno profondamente minato la credibilità della Chiesa? Parlare di nuova evangelizzazione proprio ora non rischia di apparire arrogante. Questo tema è stato evocato proprio dal Santo Padre. In un momento preciso, la sera dell'11 ottobre, quando al termine di una fiaccolata proposta dall'Azione Cattolica Italiana, ricordando i 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II e il Papa, affacciandosi dalla finestra a conclusione di questa fiaccolata, ci ha parlato anche della sua amarezza per questo tempo di deserto in cui la Chiesa ha dovuto affrontare varie prove. E ci ha dato un metodo fondamentale per affrontare questa amarezza, ci ha parlato di gioia umile. Da un lato la gioia, perché comunque è la gioia di andare controcorrente, è la gioia di pensare che il bene sia possibile, è la gioia di vincere il male con il bene. Però una gioia umile, non superba, la gioia che è consapevole anche della fatica, che è consapevole anche dei limiti della vita umana. Credo che sia il metodo migliore col quale la Chiesa può e deve andare avanti. Intanto il Sinodo ha pubblicato un messaggio finale e ha rivolto al Papa una serie di proposte, in attesa che sia il Papa stesso, come sempre, a scrivere un documento ufficiale. Ma già si conoscono alcuni degli accenti evocati in questi giorni a Roma. Una parrocchia che è meno, tra virgolette, arroccata intorno al suo campanile, più capace di innervare la vita della gente attraverso quelle cose che già abbiamo sperimentato più di una volta nella storia della Chiesa, che sono l'attenzione all'umano, quindi la presenza accanto ai sofferenti, la capacità di andare ad ascoltare le famiglie e i loro bisogni e a partire dai loro bisogni trovare il linguaggio per dire la novità dell'annuncio di Gesù. Les expériences de paroisse
Penso alle esperienze con le parrocchie di città che si sono lanciate in un lavoro profondo, cioè le visite a domicilio per incontrare la gente in casa propria, per riallacciare un contatto e mostrargli semplicemente che le parrocchie esistono. Il mio problema era sempre che nelle nostre parrocchie mancano i sacerdoti. Dunque sono parrocchie costituite da solo laici, solo tra virgolette. Ecco, da qui il ruolo importantissimo dai laici. Anzitutto va detto che la famiglia è il primo luogo dove si trasmettono i valori umani della persona. In famiglia i figli imparano i fondamenti di una vita armoniosa. È evidente che se in questi fondamenti c'è la trasmissione dell'esperienza cristiana, la famiglia diventerà anche un luogo di evangelizzazione e di trasmissione della fede. Alle famiglie possiamo chiedere qualcosa di nuovo, e cioè che i genitori e i nonni, perché i nonni oggi hanno un ruolo molto importante a causa dell'allungamento della vita e dell'anticipo della pensione e quindi hanno più tempo per i nipoti, possiamo chiedere che i genitori e i nonni siano veramente testimoni di ciò che rappresenta la fede per loro e che i bambini scoprano dai loro genitori e nonni che Gesù è veramente qualcuno. Non si sa di quale famiglia un africano stia parlando quando parla di famiglia, o uno dell'Asia, o uno dell'America Latina, o un europeo, perché le famiglie concepite dalla dottrina cattolica sono sempre di meno. Adesso dobbiamo rafforzare la famiglia, ma vedere anche che ci sono tanti che vivono fuori queste famiglie e il messaggio è anche per loro. Il messaggio salvifico è per tutti, anche per loro e forse soprattutto per loro. Il momento è così fondamentale di cambiamento che chiede l'attivazione di tutti, per cui ogni cristiano nel suo ruolo, i preti perché preti, i religiosi perché religiosi, ma tutti i cristiani a partire da ogni battezzato, in famiglia, da solo, ecco, impegnato in questa logica. Da questo punto di vista il sinodo tenta anche di riconoscere questa novità, parlando molto della figura del catechista, immaginandone come pensarne una declinazione più stabile attraverso un ministero per riconoscere che effettivamente queste persone agiscono in nome della Chiesa. Sono i bisogni che ci hanno spinto a dare quasi tutto ai laici, cominciando dai missionari. Quando sono arrivati, quanti erano? Un pugno di persone, quindi bisognava contare con la gente del luogo. Quindi hanno formato subito tanti laici come catechisti. Nella mia diocesi, per esempio, sono centinaia i laici che fanno il lavoro pastorale con noi. I sacerdoti che possono fare? Sono parroci o viceparroci, ma il lavoro, l'incontro con la gente di ogni giorno, l'insegnamento del catechismo, la celebrazione dove non ci sono sacerdoti. Quindi noi abbiamo dato una priorità alla missione dei laici. Adesso il problema è di sapere come formarli. Ma le laici non sono solo pecore, i laici sono cristiani battezzati, confirmati, hanno ricevuto l'Eucaristia, sono inseriti nella fede cattolica. Dunque hanno qualcosa da dire e qualcosa da testimoniare e hanno da fare proposte a base della loro esperienza. Cosa può portare questo rinnovato annuncio del Vangelo nel nostro contesto, nel nostro tempo, nella nostra società, con i problemi, le ferite, le sfide che ci sono?
e può portare, io credo, a una maggiore attenzione all'uomo, ad ogni uomo e a tutti i problemi che l'uomo vive, perché Gesù venendo in terra è stata questa la grande novità. Qui c'è una grande libertà di espressione e un desiderio di ascolto vicendevole. Dunque io ascolto ciò che dice l'africano e quello dell'Asia ascolta ciò che io ho da dire. E forse in Svizzera le posizioni sono già fatte e ognuno e ognuna difende la sua posizione e non è più pronto ad entrare in una vera discussione. Ci accorgiamo che siamo vecchi, lo si vede anche dal punto di vista fisico, ecco, dal colore dei capelli dei vescovi, eppure ci ha chiesto di essere molto giovani, di essere capaci di tornare a generare, che è la grande sfida. Ecco, tutti pensano alla Chiesa come una madre sterile, invece è una madre capace di generare ancora tanti figli. Mi sembra che abbia aleggiato in questo sinodo fortemente lo spirito del Vaticano II, uno spirito appunto di simpatia e amicizia verso il mondo, dove la Chiesa non si pone come dirimpettaia degli uomini, ma si pone come lievito nella pasta. La prima cosa da fare è di accogliere lo Spirito Santo e tanti padri sinodali l'hanno ripetuto. Ci vuole una nuova Pentecoste. Molti cattolici in Francia scoprono che non sono in una società cristiana e che se vogliono vivere la fede devono far propria questa differenza. Nei movimenti c'è quell'ardore, quella freschezza, quella forza nuova dello spirito che è venuto come un'invasione dopo il Concilio Vaticano II e che penso ancora non ha esplicato tutta la sua potenzialità. A me sembra tutto quello che riguarda il desiderio di comunicare la fede ai giovani, di dare loro tempo, ascolto, di stabilire con loro relazioni personali, vere, che rispettano la dignità e la libertà del giovane, ma insieme gli propongono o le propongono l'orizzonte, le ragioni di vita e di speranza che la fede dà. Il nuovo linguaggio che avanza chiede effettivamente nuove sintesi, nuove capacità di affascinare. L'impressione che abbiamo, come diceva lei, molte metafore, molte immagini che appartengono a un passato che non parla più, ecco perché c'è bisogno effettivamente che la Chiesa da questo punto di vista umilmente torni anche a scuola del suo passato, si lasci provocare anche dal presente per vedere come tradurre dentro questi nuovi linguaggi quella che è la sua verità. Dobbiamo pensare a quella testimonianza del Vangelo vissuta nel quotidiano, del servizio ai poveri, della condivisione con loro, dell'annuncio della speranza e della consolazione di Dio agli ammalati. Pensiamo a tutti gli operatori pastorali negli ospedali, nelle case di riposo e così via. Ecco, senza andare a cercare chissà quali esperienze, mi sembra che in tanti luoghi del mondo il Vangelo viene annunziato nell'ordinarietà della vita e di situazioni bisognose di luce e di speranza. Andare a messa da noi e andare a far festa, perché sappiamo che siamo nelle mani di Dio, siamo confratelli, abbiamo una fede, abbiamo soprattutto una speranza, perché quello che manca forse qui in Europa è la speranza, cioè quando la gente vede che ha quasi tutto, non sa più cosa sperare, cioè l'orizzonte si abbassa e tutto si limita a questa vita. Forse perché non siamo ricchi, è più facile per noi. È il Cristo che ci riunisce, come comprenderlo? Come capire che il Cristo è vivo oggi? È una bella sfida, perché il Signore pulsa alla nostra porta e dice aprite, sono qui, vi aspetto. Svegliatevi, venite, uscite.